Visto che parliamo di carcere, mi sono addobbato. Se questa battuta non ti ha fatto ridere, metti like e iscriviti al canale e basta. Non so, volevo fare dire sta stronzata enorme. Buon gente, bentornati nel canale, quindi noi siamo qui in questo nuovo video. Lo so, non faceva affatto ridere la battuta che ho fatto poco fa, ma vabbè, volevo fare una gag così idiota e idiota rimane. Bentornato Shiva, bentornato, bello che tu sia tornato. Perdonami la battuta, però volevo fare sta stronzata, ecco, tutto qui, niente di che. In realtà poi ce l'avevo comunque qui a portata di mano, quindi me la sono messa. Forza Juve, vaffanculo. Speriamo che l'anno nuovo porti qualche gioia. Tu che squadra tifi, tu che stai guardando questo video, scrivimelo sotto nei commenti. Se scrivi Juve merda, sei ritardato. First day out, il ragazzotto è uscito e come è uscito ha droppato un pezzo. È bello vederlo insieme al bambino, è bello che sia tornato a casa col bambino, è una cosa molto molto bella. Speriamo che Shiva, come ha detto, sia cambiato, che non faccia più stronzate e che gestisca certe situazioni in un altro modo. Non sarebbe una brutta idea. Alexa, accendi luci. Alexa, luci rosse. Grande. Detto questo, non perdiamo tempo, bello tornare a fare reaction a Shiva e 2 minuti e 51 di pezzo, vediamo cosa da dire, cosa ha imparato, cosa si sente, cosa ha tenuto dentro per tutto questo tempo in cella. Prego. Qua già sento il carillon per il bambino, bello. Fumo sotto la rain, mentre ritorno a casa e posso rimettermi le mie cene. I bambini mi sembra ieri, ora è un omicidio tentato. C'è scritto nel mio mandato, infatti messo il mio boss avrebbero colto e fatto l'espio. Che pensarci mi fa Ehi. male, a non vedere tuo figlio nascere. Sto Ah. fumando tutto il mio dolore, nana d'uscita. Non sei mai stato in aula a combattere per la. Ehi. Queste strade fredde mi hanno reso l'anima cattiva. Da sopra un Lamborghini ha poi chiuso in una cella. Ha Sure. pregato i di mia sorella. Devo Ballo. stare attento perché questa si tiene guerra. In fondo mi abbia cambiato e all'interrogatorio sono rimasto muto isolato. Solo un esempio, voglio essere il meglio. La strada è malvagia, Cico, stai attento. Bravo, Sto cazzo. fumando alle ore, nana. Tu non sei mai stato in gabbia senza avere via d'uscita. Dolore, nana. Su un G-Wagon nero full di ogni opzione, nana. Bello, bello, bello. Molto bello il carillon, molto bello. Credo che il carillon sia proprio la chiave di lettura del pezzo. Ora, lasciami piace, iscriviti al canale per aiutarmi ad arrivare ai 60.000 iscritti. Sarebbe davvero carino, il suo telefono deve stare un po' zitto, grazie. E niente, sì. Raga, ho pure fatto una battuta sulla Juve, quindi mi sono perculato da solo. Quindi, ecco, lasciami piace per favore perché mi sento già molto triste. Allora, dicevo, tornando alle cose serie, il pezzo è molto molto importante. Il ritornello è molto carino pure, quel nanà riesce a tirare su molto bene il pezzo, il ritornello lo rende molto orecchiabile e credo davvero che la chiave di lettura sia proprio quello che è il carillon, perché poi lui dice: se voglio essere un esempio voglio essere il meglio. E poi penso anche al carillon che sentivo in sottofondo come melodia costante, mi sembra proprio un pezzo quasi portato per il figlio, no? Per il piccolino. Quindi è una cosa molto molto carina questa qui e mi piacerebbe leggerlo perché ha detto molte cose interessanti. E poi è tangibile il testo di questo pezzo, è concreto in qualche modo. Perché cioè, lo percepiamo bene, perché sappiamo bene la vicenda, sappiamo bene quello che ha passato e quindi ora sentirlo su traccia così fa un certo effetto. Fumo sotto la rain mentre ritorno a casa e posso rimettermi le mie chain. Anche questo è un bel immaginario, è molto cinematografico un po' come scenario, no? Come barre sono molto cinematografiche. Penso che è stato duro il mio passato, ora tutto ok. Quindi è qui anche propositivo, bella questa cosa. Non lascio piccoli uomini fermare i grandi pensieri. Beh, anche questa è importante. Due bambini mi sembra ieri. Ora è un omicidio tentato. C'è scritto nel mio mandato. Quindi quello che ha compiuto sostanzialmente. Ho lavorato nel sonno per vivere come sognavo. For real. Mi hanno detto: rischi 10 anni, quindi non raccontarci bugie. Ok. In quanti messi al mio posto avrebbero colto e fatto le spie? Ok, e questa è delicata, una barra delicata, poi vabbè, qui comunque ci sono scuole di pensiero diverse, fatemi sapere casomai voi cosa ne pensate sotto nei commenti, è una cosa che credo possa dividere
è un po' il pensiero pubblico, secondo me. E poi, raga, ognuno la vede come la vede, ognuno la pensa come vuole, come pensa che sia giusto. Non me la sento di esprimermi in una cosa del genere, temo che sia più grande di me un discorso simile. Anche perché poi ci si mette poco a scadere nell'egoista in tanti casi, no? Poi diventi uno snitch, un ratto e quant'altro. Sì, è facile dirlo da esterno, però quando sei dentro, cazzo, è un'altra cosa, cioè... Lì subentrano tante cose, subentrano tante... Non lo so, è un tasto molto delicato. Poi spero di non aver malinterpretato, per carità. Pensarci mi fa male, stavo dentro a Natale, senza sentire nessuno, senza vedere mia madre. Chico, se fai la strada prega di non finire in carcere. Non sai che cosa si prova a non vedere tuo figlio nascere. E questa è la barra più pesante. Poi vabbè, c'è il ritornello che è un po' più melodico, un po' più tranquillo. Sto fumando tutto il mio dolore in quel posto dove non passano le ore. Qui fa un po'... crea un po' l'immaginario, ambienta un po' il pezzo sostanzialmente. Molto carino però il ritornello, vabbè, lo sappiamo che lui è molto forte a farli. Da sopra un Lamborghini ha poi chiuso in una cella. Han pregato in troppi per vedermi steso a terra. Devo rimediare a quei pianti di mia sorella. Anche questa è molto bella come barra. Devo stare attento perché questa city è in guerra. First day out, freddo come se i diamanti fossero vero ghiaccio. Sento come se toccare il fondo mi abbia cambiato. Anche questa è molto importante e speriamo che sia effettivamente così. E all'interrogatorio sono rimasto muto e isolato. Tutte queste pussi vogliono solo il clout. Sono mancato, sì, ho fatto un time out, ma ne ho ancora tipo 100 round. Anche questa mi piace come barra, perché vuol dire che ne ha da dire, ne ha di pronte. Sappiamo che Milano Angel deve uscire e quant'altro. Se mi fotti faccio pau pau. Ecco, questa è un po' più ambigua, perché visto quello che è successo non farei più pau pau e i bossoli li lascerei là dove sono. Anche se poi giustamente dice: difendo il mio nome, difendo la town, il mondo mi sentirà, adesso è il mio momento. Soldi nella mente, sopra il pavimento, se non un se sono un esempio, voglio essere il meglio. La strada è malvagia, Chico, stai attento. È bello, è molto bello, importante questo pezzo, quindi bene che sia uscito. Ovviamente musicalmente non mi aspettavo niente di che, mi aspettavo esattamente questa roba qui. Parte il basement con Rove, perfetto. Quindi niente, questo è... ci tenevo a leggerlo perché questo pezzo qui andava letto, andava un attimino analizzato e non lasciato lì, perché è una cosa un po' più importante di altre, quindi era giusto dargli lo spazio e l'importanza che merita. E ditemi sotto nei commenti se ho fatto strafalcioni o comunque Milano in che situazioni riversa oggi. Danne tutto, ci vediamo nel prossimo video con... credo tocchi a Madman come prossimo video, inizierò davvero a prendere a botte qualcosa. Ciao!